Iniziamo con gli auguri di un Ferragosto sereno, gioioso nella nostra Vercelli. Nel frattempo le attività dell'amministrazione non si fermano e quindi in questi giorni siamo prossimi all'apertura del varco della ferrovia Vercelli-Casale, così da poter sopperire alle esigenze di viabilità e di organizzazione del traffico che sono emerse con la chiusura del sovracavalcavia di Avogadro di Quaregna. Sicuramente la necessità per la ripresa delle scuole di avere una possibilità di viabilità migliorata e eliminare quello che sarà poi il passaggio di pronta esecuzione, che è la demolizione del cavalcaferrovia, che passerà in conferenza di servizi, per il quale la pratica sta andando avanti spedita celermente per arrivare davvero a una soluzione. Nel frattempo una serie di protocolli, le farmacie comunali sono a disposizione per la stampa del Green Pass, per chi come me ha poca dimestichezza con l'elettronica e con la possibilità di stamparselo in proprio, la possibilità e la grande professionalità e la disponibilità delle farmacie comunali per dare aiuto a un servizio che può essere di esigenza. La città nel frattempo continua le attività per quello che è la pulizia e l'attività del verde, il posizionamento dei fiori. Stiamo lavorando per far sì che nel frattempo tutta una serie di iniziative che sono state quelle legate ai finanziamenti che hanno visto la città di Vercelli premiata dalla possibilità di avere questi grossi importi di denaro, e quindi c'è anche in questo mese di agosto tutta la struttura che lavora per i progetti definitivi per arrivare puntuali al momento di assegnazione dei denari. Abbiamo le manifestazioni del 14 sera e del 15 col grande spettacolo di Berri, una città che se le temperature ci aiutano speriamo davvero di poter fare degli eventi che siano tali da dare rallegrare la cittadinanza. Abbiamo in atto anche una serie di attività per quanto riguarda i giovani, dove progetti che vengano finanziati anche dalla comunità europea. Abbiamo poi, come notizia che riteniamo davvero una gran bella notizia, l'inaugurazione della piscina. L'inaugurazione avverrà il 19 settembre, è una domenica, e festeggeremo quello che è un'attività che è stata laboriosa e faticosa per arrivare al compimento di un'opera che possa dare finalmente risposta dopo tante difficoltà alle esigenze dei vercellesi. Il risultato, lo potrete constatare, è ottimo. Abbiamo la gioia, l'onore e l'orgoglio di dire che siamo riusciti, superando tutta una serie di difficoltà, perché per realizzare le cose bisogna impegnarsi, bisogna riuscire anche ad affrontare quelle che sono gli ostacoli e superarli. In questo caso l'inaugurazione ci permetterà di vedere una struttura di alto livello, molto ben strutturata, che con le modifiche apportate da questa amministrazione è tale da dare risposta alle esigenze dei cittadini. 19 settembre, un gran bel momento per vedere riprendere le attività a tutti i vercellesi nella nostra città.